Ma diciamo che lo Monaco non è nuovo a queste cose. Io parto da un'esperienza personale nel 2007 quando non mi voleva più insieme a Mattia Biso e Gianluca Falsini, ci mise fuori rosa, ci faceva spogliare in uno sgabuzzino e allenare con l'allenatore della Primavera. Queste sono cose che sa benissimo che non può fare, non sono corrette nei confronti dei giocatori che hanno un contratto con la società firmato da entrambe le parti. E quindi consenzienti entrambi, quindi bisogna comportarsi da professionisti, sia uno, sia la società che i giocatori. Perché la società deve fare delle scelte, può benissimo decidere di non puntare su Marchese, Bucolo e Biagianti, però glielo si dice magari in tempi in cui possono prendere altre decisioni, altre strade, si trova una maniera comune per rescindere il tutto. Non che si alza la mattina, li mette fuori rosa e li inizia a trattare come cani, non si fa così. Ma io conoscendo Marco non penso che sia andata così. Queste sono voci che sta facendo uscire magari la società per giustificare quello che stanno facendo. Marco è una persona corretta, tranquilla, quindi qualsiasi cosa possa essere successo nello spogliatoio, se non andava bene qualcosa, sicuramente lui l'avrebbe detto a fine allenamento o a fine riunione tecnica. Quindi non mi sembra veritiera questa versione dei fatti. Però il tempo è sempre galantuomo, si dice, no? Quindi secondo me basta aspettare un po', verrà fuori la verità e tutti potremo farci un'idea più chiara di cosa possa essere successo, anche se io ce l'ho già. È sempre stato attaccatissimo alla società, alla città, a tutto. Quindi essere trattato come l'ultima ruota del carro sicuramente non può esserne felice e contento, però bisogna trovare una soluzione.